Buongiorno amici Mi dicevano sempre in un cartone animato <ride> Allora stasera Chuck si evoca Perché ogni tanto devo fare anche qualche video Leggero E comunque a mio avviso Certi appunto film O certe eh, qua, Pezzi di pile Mio figlio I film Così come i romanzi, i libri, le fiction, le serie, non vanno presi per quello che sono. Come ne parlavo da poco in un gruppo su quel povero Cristo del Demone Pazuzu, che è stato massacrato dai falsi esoteristi e i finti occultisti. Che lo dichiarano come un demone cattivo, malvagio, che si impossessa della gente, che fa cattiveria, che ti fa vomitare verde la zuppa di piselli perché, perché nell'esorcista fanno vedere nel film che è Pazuzu che eh, possiede Regan. Ma è una cagata da film. Quindi quel poveraccio di Pazuzu era una divinità dei venti, sumera, itita, eh, assira, quindi di tutta la parte mesopotamica antica, e non possedeva le persone, non le faceva vomitare verde, non gli faceva sbattere crocifissi in ogni dove del corpo, ma non è dell'esorcista che voglio parlare, perché i film dell'orrore di solito sono tutte merite cavolate, che anzi rovinano la reputazione delle cose appunto da pazzuzu alla tavola uggia poveraccia screditata e messa in, eh, in chiave di pericolosità assoluta da il eh, film appunto uggia uggia e, e via dicendo quindi i film dell'orrore a meno che non abbiano dietro una storia riflessiva una storia che può aiutare a comprendere, a capire certe cose come l'altra volta che sempre qua su Chaksy evoca eh, ho raccontato di Emoglobin o come poi in futuro farò con un altro film classificato horror che è Cabal che è un film dove appunto eh, si descrive la bontà dei mostri e la mostruosità dell'essere umano Ecco, quelli sì, perché dimostrano un qualcosa che comunque purtroppo è in qualche modo così. Ma eh, i filmetti splatteroni con leggende metamorfizzate, American Style, rovinano solo la cultura vera, occulta e la cultura vera, esoterica. Invece io preferisco i fantasy. Che di fantasy spesso hanno poco ma anche quando sono del tutto fantasy a livello di concetto di storia come per esempio in questo caso a mio parere insegnano comunque qualcosa ma adesso vi racconto questa serie peraltro io cerco sempre di raccontare film o serie in questa rubrica poco conosciuti perché è inutile che vi sto a raccontare rambo a prescindere che non c'entrerebbe la mazza ma è inutile, lo conoscono tutti. Penso che chi più chi meno abbia assolutamente capito il senso di quei film, questa serie è un drama asiatico. Sapete che io li guardo tantissimo perché trovo molte più verità o comunque molte più, mm, molti più insegnamenti in quelli che non. In quelli di cultura occidentale, a parte qualche eccezione, questo drama, drama è semplicemente come dire telenovela, come dire serie tv. Questo drama si intitola Go Princess Go. Io l'ho trovato bellissimo e gli attori hanno lavorato benissimo. Ma vi racconto il drama Allora, Zhang Peng. Vive nella nostra epoca, è un uomo, il classico playboy da quattro spiccioli che dove vede tirare un pelo si lancia a trainare il carro di buoi <ride> e ci prova praticamente con tutte. Si imbuca spesso e volentieri nelle feste, soprattutto quelle in, quelle dove c'è pieno di belle ragazze in minigonna, <coughs> anche abbastanza facili da abbordare. E, come è suo solito fare, si imbuca anche quella sera in una festa di gente elevata. Incontra una serie di, di, di personaggi mentre passeggia dentro a questo giardino con tutta la festa, a bordo piscina. E a un certo punto, da lontano, vede una ragazza molto bella, col tacco alto, che sta andando a prendersi un drink e decide di andare a provarci, come era suo solito fare. Però si vede una scena nel frattempo dove stanno arrivando tre ragazze motocicliste con la giacca di pelle e il casco. Queste tre ragazze arrivano, parcheggiano la moto, entrano imbucandosi anche loro alla festa. Lo vedono dall'altro lato della piscina e cosa fanno? Una va da una parte, una va dall'altra. Lui sta andando verso questa ragazza che gli piaceva nel tempo che lui arriva davanti a questa ragazza queste due scagnozze diciamo in motocicletta lo acchiappano per la giacca una da una parte e una dall'altra e la terza che è la capobanda sicuramente una di quelle che era stata eh, Sedotta e abbandonata da lui come Latin lover, ci va davanti perché si vuole vendicare. Lui, nel muoversi per cercare di scappare dalle tipe, spinge la ragazza carina, quella che gli piaceva, da cui stava andando, e la fa cadere dentro la piscina. Allora, tra il volersi sgattaiolare dalla situazione delle tre che lo volevano gnoccare. Di mazzate e tra il fatto che comunque voleva fare il gesto eroico e salvare la tipa dalla piscina, anche perché magari così gliela dava, <ride> si sfila la giacca che lo sta trattenendo e si butta in piscina. Si butta in piscina, ma nel marasma vicino a questa ragazza che si sta agitando, si sta muovendo perché ha paura di annegare. Gli arriva un tacco 15, qua, secco sulla fronte, e si vede la scena del sangue che gli esce dalla fronte e di lui che cola a picco giù nell'acqua in piscina, svenuto. Si risveglia d'improvviso. Esce dall'acqua. E... Ah no, dico una cavolata: si vede a un certo punto, eh, dopo che lui cola a picco, si vede una scena di un lago si vedono personaggi vestiti in stile eh, dinastia Yang o dinastia Ming, quindi comunque in stile antico di mille anni prima, che recuperano qualcuno dal lago. A un certo punto Zhang Peng apre gli occhi, si ritrova in una camera da letto molto bella, molto elegante, ma anche molto in stile antico, piena di drappi e di cose. Con una ragazza vestita appunto con abiti eh, millecenteschi, milleduecenteschi asiatici che la guarda disperata e gli dice Ma Peng Peng, Peng Peng, stai bene? E lui non capisce, dice non mi chiamo Peng Peng, mi chiamo Peng, Zhang Peng E lei, sì sì, Zhang Peng Peng, stai tranquilla e lui non capisce fa così per riprendersi un attimo da, dall'intontimento e sente che ha le tette allora si guarda si spaventa corre davanti a uno specchio e scopre di essere una donna bellissima con i capelli lunghissimi sviene insomma all'inizio della serie è una donna, questa donna si chiamava Zhang Peng Peng in Cina usa tanto questo eh, assimilare i nomi dal femminile al maschile, il femminile si mette doppio, eh, per esempio avevo un amico che doveva avere una bambina anni fa, un bambino, una bambina gli dicevo come li chiami se è maschio o se è femmina, lui mi rispondeva ah, se è maschio lo chiamo Pou, gli dico se è femmina, mi dice se è femmina, po po, <ride> perché proprio c'è questa cosa, il nome femminile è doppio al nome maschile, ma lo stesso nome. In questo caso qui appunto lei si chiamava Zheng Peng Peng e Zheng Peng si ritrova nei panni di questa Zheng Peng Peng. Scopre di essere la moglie dell'erede al trono dell'impero, quindi la futura imperatrice. Scopre che eh, il marito non se la caca proprio, ma che ha un amante e che l'amante del marito è in realtà la moglie del terzo fratello stesso, che da loro era inconcepibile perché le sorelle, le mogli o i mariti dei fratelli e delle sorelle da loro venivano chiamate sister in lao in cinese, però. Io lo dico in inglese che significa sorelle di legge, fratelli di legge, brother in law, sister in law. Ed era praticamente considerato come un incesto, oltre al fatto che al fratello gli faceva le corna. Che non è comunque simpatico neanche ai giorni nostri. Ma, eh... a lei, lei lui, perché ancora un lui completo dentro e solo una lei fuori, non gliele può fregare di meno. Anzi. Tutta salute. Nel frattempo se lascia scialla dentro l'arem, dà una manata al culo a una, una manata sulla testa all'altra, fa il bagnetto con le altre concubine, perché comunque istintivamente è uomo dentro, è ancora Zhang Peng. Nel frattempo conosce anche l'altro fratello, il nono fratello. Questo perché? Perché. Eh, il principe ereditario era il primo fratello, poi c'era il terzo e il nono, che erano i tre sopravvissuti praticamente dei vari figli dell'imperatore, perché l'imperatore ne aveva tantissimi, ma poi ne arrivavano all'età adulta ben pochi. Il nono fratello è un mezzo rivoluzionario, non va mai d'accordo con i pareri del primo fratello e niente niente gli vorrebbe anche magari fregare il trono. Ma oltre al trono si innamora anche di Zhang Menpeng e quindi gli vorrebbe fregare pure la moglie, che però a Zhang Menpeng non gliene frega niente perché in quel periodo lì ancora è prettamente un uomo dentro. Il marito ha la sua amante che è la moglie del terzo fratello, che è un tontolone sempre ubriaco, anche se è una persona molto profonda a livello di ragionamenti e di sentimenti, ma è sempre ciucco e quindi anche la sua profondità, non è che venga subito fuori alla luce, succederà di tutto, ma eh, proprio il fatto che lei spinga il marito sia ad andare con l'amante e sia dopo nel rispetto del principe Zhao, quindi nel rispetto del terzo fratello che era quello cornuto, cerca di spingere il marito ad andare magari con le concubine sue perché aveva un sacco di concubine piuttosto che fa cornuto il fratello che poverino non se lo meritava neanche e, e tra il fatto che lei in prima persona proprio non se lo caca perché non c'ha interessi verso gli uomini perché lui istintivamente dentro è, è uomo e quando l'imperatrice madre gli chiede come mai non ci siano ancora né eredi né figli, già un po' che sono sposati. Lei, lui, quindi Zhang Peng, si inventa con la suocera che è lui che non vuole andare a letto con lei, che sicuramente non gli piace, tanto che la suocera gli compra anche delle pastiglie per incitare <ride> il figlio di modo che ci vada. Insomma, nel frattempo ci saranno anche trame del nono fratello che vuole rubare il trono e via dicendo. Ci sarà poi un punto nel quale il terzo fratello, con la moglie che è l'amante del primo, si separeranno, e in quel periodo il futuro imperatore, eh, preso costantemente dai rifiuti della moglie ad allontanarlo oppure a spingerlo proprio ad andare con le concubine si invagherà della moglie e quindi cercherà di tutto per avere la moglie per possederla mentre la moglie Zangwen Peng non gliene frega niente andare con lui e questo lo agiterà ancora di più nel frattempo, appunto, per la separazione del terzo fratello con la, la ex moglie. Il primo, quindi l'erede al trono, si presenta a vari eh, contesti davanti al popolo con l'amante. Lo fa con l'intenzione di suscitare gelosia nella moglie. Alla moglie gliene può fregare di meno. Peraltro, per scopi personali, fa fidanzare la sua prima... Cameriera, appunto Lili che stava con lei sin dall'inizio proprio con il principe Zhao! E questa non lo vuole il principe Zhao perché quello è sempre ciucco. Piange sempre e non lo vuole, però, essendo una cameriera, deve per forza obbedire. E tra l'altro, eh, le, 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 lei era vagamente presa da un Eunuco. Ma gli eunuchi a livello di coppia ne potevano lavorare tanto. E quindi, comunque, non gli era permesso sposarsi, insomma, un po' di intrecci di contorno. Succede che una sera l'imperatore, il futuro imperatore, eh, geloso del fatto che la moglie avesse fatto un piccolo portafortuna cucito a mano anche al nono fratello, ma gliel'aveva fatto così in amicizia anche perché non sapeva mai cucire Zack Bang. E quindi aveva fatto una schifezza con un emoticon sopra sto sacchettino portafortuna. Tutto storto. e da lì che l'imperatore ha riconosciuto che era stata la moglie, perché era una capra, a fare i ricami. A farlo anche al nono fratello. Si ingelogisce, si ubriaca a manetta, comincia a spaccare tutto. Poi, incazzato nero, va nelle stanze della moglie, spacca mezza camera. E alla fine ci va a letto, ci va a letto, e lei se ne risente, è offesa e tutto quanto, però in qualche modo comincia a uscirle fuori la parte di anima femminile, perché comunque come ho spiegato anche nel video dove ho spiegato che l'anima non ha sesso, tutti noi abbiamo una parte maschile e una parte femminile, un Tao interiore, no? Un bianco con un po' di nero, e un nero con un po' di bianco e anche Zhao Peng, eh, Zhang Peng non fa eccezione. Comincia il suo corpo, proprio la sua mente, i suoi sentimenti cominciano a mescolarsi al nuovo corpo femminile e comincia a provare qualcosa proprio per il marito, comincia a essere più accondiscendente in tutto. Ma scoppia una guerra scoppia una guerra e l'imperatore, cioè il futuro imperatore, il primo principe deve partire come capo, come generale supremo dell'esercito. Allora lei si barda di tutto punto, si mette l'armatura e tutto perché vuole seguire il marito, ma il marito le vieta di andare. Lei rimane con la suocera a palazzo. Ma è agitatissima e preoccupata. Poi scopre una delle concubine che faceva le corna all'imperatore, la fa cacciare via, facendosi anche ringraziare di non averla uccisa. Insomma, va avanti qualche mese finché arriva un messaggio che dice che al campo di battaglia il futuro imperatore è stato ferito in maniera gravissima. E che non hanno le cure giuste per poterlo guarire. Allora non sanno come fare per mandare perché a palazzo uomini non erano praticamente rimasti perché a seguito di questa guerra, a parte le guardie strette dell'imperatrice e a parte gli eunuchi, che però non erano uomini di battaglia o di azione, e qualche servo di bassa leva, non ce n'erano altri. Erano tutte donne quelle rimaste al palazzo. Allora lei va dall'imperatrice e gli dice mi metto l'armatura e parto io e porto le medicine a mio marito L'imperatrice gli dice no Zag Peng Peng ma dove vai? E lei gli dice non me ne frega niente io vado io ce la posso fare E l'imperatrice vedendo tutta quella determinazione gli dice allora vai speriamo che sia buona fortuna Se c'è una che ci può riuscire sei te Perché lei comunque aveva un comportamento ancora molto mascolino in tanti sensi allora si piazza st'armatura e parte alla volta del, del campo di battaglia. Ma l'imperatore non era stato ferito. Era stata una notizia falsa arrivata a Palazzo. Mentre c'è l'assedio. Lei arriva e, e gli dice come mai non l'ha trovato ferito come gli avevano detto e lui gli diceva io non sono stato ferito non sa so che ha riportato questa notizia a palazzo. Poco prima però era successo che eh, questo futuro imperatore si era stufato dell'amante, anche perché l'amante aveva cominciato a tramare mille eh, cattiverie per far fuori in qualche modo Zhang Peng Peng e lui che si stava innamorando della moglie ha cominciato a vedere proprio il marcio che c'era nella sua amante tanto da costringerla alla fine ad avvelenarsi facendole portare il vino velenoso era un'usanza tipica degli imperatori per dare l'onore al condannato a morte di potersi uccidere da solo e di non essere ucciso da altri. Veniva dato ai dignitari alle persone importanti che però meritavano la pena di morte. In realtà, l'imperatore, il futuro imperatore, il primo principe non gli mandò il vino con il veleno, ma gli mandò un vino con un potente sonnifero. Lei cadde addormentata e attraverso alcuni servi molto fedeli, la fece. Allontanare da tutto su una carrozza, però era successo che questa carrozza fosse stata intercettata dai tartari che erano proprio in guerra con l'impero e il comandante tartaro che fa morire da ridere perché c'è sto qua che praticamente è vestito un po' alla attua in maniera gretta. C'ha una sorta di moglie ascimiata che gli campa sulle spalle, che urla come una pazza, la volate, che ogni tanto lui quando si incassa gli cioppa un pugno in faccia nei denti, tutte volte ogni tanto perde un dente, sta qui e continua a stagli sulle spalle, non si sa perché. Catturano statizia, la volevano uccidere, la volevano direttamente cucinare nel pentolone. Allora lei, per salvarsi le piume, gli dice: Voi non sapete chi sono io, io sono. La donna che l'imperatore, il futuro imperatore ama. Allora, siccome la volevano, volevano attaccare l'impero, la vogliono usare come scudo e quindi la prendono, la prendono invece che cucinarsela e mangiarsela, la crocificano e la trainano crocifissa e mezza malmenata davanti alle mura della città dove poi su. Sul capitello più alto si trova proprio l'imperatore. Arrivano nel momento in cui anche Zhang Kwen Peng è appena arrivata, l'imperatore gli sta dando il suo elmo alla moglie che dice: Sei qua in mezzo alle torrette, è pericoloso. Almeno riparati. Mentre dice così, arrivano sti qui. Questo qua mezzo mongolo che, oh, che parla. Gli dice: Ho oh, qua la tua donna preferita. L'imperatore li guarda, un attimo, quella non è la mia donna preferita, tenetevela, guarda che non ci dire bugie perché noi la ammazziamo e eh, ammazza, a me che me frega, cioè proprio non gli dà corda. Allora l'imperatore tartaro si incacchiola e comanda di sparare le frecce. Sparano queste frecce, cioè tirano queste frecce. L'imperatore per salvare la moglie, che era proprio dritta di mira, gli si va davanti e viene ferito alla spalla. Vabbè, lei rimarrà lì con lui fino alla completa guarigione. Poi, nel frattempo, vinceranno loro contro questi tartari, anche se alcune spie di palazzo avevano dato informazioni pericolose proprio a questi tartari. Si verrà a scoprire in finale che eh, questi tartari erano stati informati dal nono principe, il fratello famoso che si era innamorato di Zhang Peng e che voleva anche usurpare il trono del fratello. Allora verrà catturato insieme al suo aiutante, che è il figlio di un generale importante, ma il fratello non se la sentirà di farlo uccidere e lo esilierà per sempre fuori dall'impero. Infatti si vedrà lui e il figlio del generale, suo amico, che andranno per cartone, praticamente, poveri e con le pezze al culo, ma se la sono cercata, anzi gli è andata ancora dalle carse le orecchie che non sono morti. <ride> Nel frattempo Zhang Peng scoprirà di essere rimasta incinta. Della notte in cui lui era ciucco e erano andati a letto. Partorirà tirando giù tutto il pantheon asiatico perché ce lo voglio vedere a un uomo che partorisce e, eh, ma alla fine nascerà un principino un erede al trono dopo un tot di tempo quando il principino avrà già raggiunto i 7-8 anni il principe ereditario nel frattempo, diventato imperatore, perché nel frattempo l'imperatore anziano era morto e lui era salito al trono, decide: visto che aveva ancora l'imperatrice vedova, quindi la mamma abbastanza giovane e capace, decide di lasciare le sorti del, dell'impero abdicando in favore del figlio che comunque sarebbe stato seguito. Dalla mamma stessa, quindi dall'imperatrice vedova, dal fratello Zao, il terzo fratello, quello che era cornuto, che alla fine eh, farà la spalla perché comunque è sempre stato fedele all'imperatore, anche pur sapendo che il fratello gli ciullava la moglie. Quindi eh, massimo dell'onestà, e lui si ritira nella villetta di campagna con la moglie. Si vedono parecchie scene di lui e di, Peng, e di Zhang Pengpeng che scherzano, lui che gli vuole insegnare a scrivere l'antico cinese e lei che gli vuole insegnare a scrivere le lettere arabe. Quindi, questa è A, questa è B. Gli insegna l'inglese. Quello che lui si ricordava dei tempi moderni una mattina è un anniversario, l'imperatore vivevano solo loro, non avevano neanche di guardie in quella villetta, perché comunque lui aveva. Abdicato quindi non aveva più un'importanza rilevante per l'impero. Aveva creato fuori dalla casa un enorme cuore di petali, poi chiama la moglie, la moglie esce, vede questo cuore, è tutta felice perché ormai è diventata donna a tutti gli effetti, sia dentro che fuori. Entra dentro a questo cuore a piedi scalzi. Felicissima, gli dice di, di andare verso di lui. Ma mentre fa così con le braccia, le allarga per dirgli che bello! C'è il vento che gli scommi i capelli. Gli arriva una freccia dritta qua nello stomaco, e lei si accascia. Lui comincia a gridare, va verso di lei, arriva una serie di banditi mascherati e, e lui si difende con la spada, e tutto, ma alla fine viene trafitto e muoiono insieme dentro a questo cuore di petali. Zhang Peng Peng ritorna ad essere Zhang Peng. Si risveglia in ospedale con la testa fasciata e, e con i cerotti in testa e eh, in ospedale alcuni visi dei medici degli infermieri avevano lo stesso volto dei personaggi che lui aveva conosciuto in quella vita regressiva. Poi questo drama ha avuto tre finali perché aveva fatto un enorme successo nel 2015 proprio per la morale che raccontava, innanzitutto della sessualità, asessualità dell'anima, perché Zhang Peng pur essendo cosciente di essere uomo quando arriva nel corpo di Zhang Peng Peng, piano piano si adatta alla nuova esistenza. Questo perché? Perché l'anima appunto non ha una sessualità. E inoltre anche un, un messaggio di fondo perché lui comunque impara in quel frangente a non essere più il playboy stronzo che era sempre stato, ma a rispettare proprio le donne, a rispettare l'altra controparte della sua sessualità a prescindere dalla vita in cui viveva nel primo finale appunto lui si risveglia in ospedale e sente dentro di sé la mancanza enorme della vita che aveva vissuto o in sogno o in una reincarnazione momentanea eh, fatta particolare o vai a sapere in che modo ma sente proprio la mancanza della sua vita come Zheng Peng, Peng. Nel secondo finale lui riesce, suicidandosi, a tornare in quella vita di mille anni prima e salvarsi dall'attacco finale, vivendo per sempre con l'imperatore. Nel terzo finale si vedono gli operai del film che cominciano a staccare tutti i pannelli tutti i pezzi e tutto quanto e lui che va verso l'attrice che faceva la sua parte femminile la prende sotto braccio e vanno a prendersi un caffè insieme baciandosi perché stanno assieme lei e la, la sua lei lui e comunque sono stati tre finali carinissimi ma eh, Secondo me appunto il messaggio, i messaggi più di uno di base che racconta questo dramma aiutano le persone a comprendere molto di più, secondo me, certi tipi di ragionamento, certi tipi di comportamento negli altri. Insegnano ad aprire la mente e a non dare gli stereotipi alle persone ai modi di vita alle scelte ai gusti e in ogni caso come ho detto all'inizio le serie così come i film così come alcuni romanzi ovvio alcuni film alcune serie alcuni romanzi secondo me aiutano tantissimo proprio a insegnare a ragionare sulle cose il mio è un ramo paranormale. Ma non per questo non sono capace, non sono in grado di ragionare anche su tematiche psicologiche, su tematiche sociali, su altri tipi di tematiche, quindi in ogni caso secondo me insegnano proprio la base del ragionamento e soprattutto della comprensione di certi eventi che siano paranormali che siano psicologici, che siano umanistici, che siano sociologici, alla fine il tutto si interseca in un modo o nell'altro. Perché non si vive di una sola tematica. La nostra vita è a 365 gradi e quando impariamo a ragionare e a vedere, dobbiamo imparare a vedere e a ragionare a 365 gradi. Vi saluto, di corsa 33 minuti. Qua sotto ci sono tutti i link dei vari social dove mi trovate e un po' più sotto 3 o 4 link delle mille, mille invece librerie che tengono in vendita i miei libri. Se vi iscrivete, come al solito, mi fate non un favore ma 10. <ride> Se condividete i miei video in giro per i social anche per discuterne su qualche gruppo, su qualche cosa, a me, mi aiutate tantissimo, quindi non me lo dovete chiedere, perché a volte mi chiedono, ma posso mica far vedere il tuo Ma fallo vedere a tutti, ma mettilo sul maxi schermo in mezzo alla piazza, non me lo devi chiedere se lo puoi condividere, anzi, sono io che ti chiedo, condividilo da tutte le parti! Ciao!